Non mi importa dei rischi. È per il bene della regina. Mia signora, non attaccare mi sembra... l'accampamento è imprudente. È dalla nostra parte. Non ho scelta, Talion. Mi serve l'Elisir per mia madre. Perfino l'estraneo pensa che sia una follia. So che ti ricorda qualcuno, Talion. Ma lei è in questo mondo e tu no. Troppo rischioso. Basta! L'attacco si farà. Mi occuperò io degli orchi. Noi ti seguiremo di nascosto. Prenderemo la medicina e ce ne andremo. Lo stregone bianco ha sopraffatto la regina. Di nascosto dobbiamo aprire un sentiero così che l'Italia e lei suoi trovino l'Elisir. L'emozione ti acceca. Rischiare per abnegazione è avventato. La medicina sgombrerà la mente alla regina, aiutandoci a svelare il tuo passato. Che la verità giustifichi questa alleanza in tal caso. Non si vede spesso un cavallo spaventato, ma un Graug può riuscirci. Non a me, sono un vero Urs. Nemmeno due Graug mi fanno paura. Sanno che rischierebbe tutto pur di proteggere la regina. E lei sa che senza la pietra di volta l'arco cade. Gli schiavisti delle miniere devono far lavorare i pelle molle più sodo. Ho sentito che presto arriveranno altri. Dobbiamo trovare altri materiali per la cucina. Sai cosa succede se la mola del furiere smette di girare? Sì, si lascia distrarre dal grog e poi niente armi per noi. Maledetto ubriacone. Se vuoi imparare a cacciare meglio, prova a inseguire un branco di Caragor. Il capitano ci ha ordinato di spogliare questa terra, così non ci mancheranno mai. Il capitano ci ha ordinato di addestrarci di più. Ancora? Al diavolo gli addestramenti! È ora di uccidere qualcosa! Perché macchiarci del sangue degli Uruk quando può farlo un Caragor? L'energia di Litariel è contagiosa. Capisco perché la seguono. Luca. Il capitano
Dice che sta perdendo il conto di qua. Qualcuno ha degli hobby simili, a quanto pare. Il ramingo adora spaventarci. Non lasciate che vi entri in testa! Non riesco mai a divertirmi! Dannaggio! Finalmente sono! Hai trovato quella medicina? Sì. Portala alla regina, subito. Dubito che i rimedi umani possano davvero salvarla. Speriamo che curi tua madre. Abbiamo trovato un messaggio. I capi orchi si vedranno al villaggio dei pescatori. Prepareremo un'imboscata. Ti siamo debitori. Sono felice di aiutarvi. Siamo fortunati ad averti. Questa non è la tua gente, Talion. Ricorda tua moglie e tuo figlio. Non ti trattengo. Sì. Non c'è tempo da perdere. Capacità di comando di Litaria è palesa la sua forza. Ed essa si riflette negli occhi della sua gente con rispetto, non paura. Che peccato. Se davvero non sai nulla, allora non mi servi. Quando hai finito, appendila in alto. Così il senza morte la troverà. Dove credi di andare, squadrina? Dici dove è nascosto se vuoi una morte rapida! Avrai una morte lenta, proprio come piace a me. Quell'urlo era di Litaria. Dobbiamo trovarla in fretta.
Calma, l'emozione rende i tuoi passi più pesanti. Cosa ne pensi del nuovo capo? Pare che tutti i suoi uomini siano caduti. È per questo che dobbiamo aiutarla. È rimasta da sola. La testa a Dublik perché ho detto al capitano chi è che ha rubato la sua ascia preferita. Le catene dell'oscuro signore. Devo aver spaventato il tavolo. Sarà fuggito. Quando ci avvicino mi sento osservato da qualcosa di nuovo. Cos'è stato? Vedrai che se la tagliuzziamo un po', comincia a parlare. Giù in ginocchio! Sputa la verità, prima che ti faccia sputare i polmoni. Come senza morte. Non ci credo. Feriscimi ancora, Seosi! Vuoi senza morte? Eccomi! Schiacciamolo! Hai imparato a combattere! Mi hanno costretto a stare a guardare mentre macellavano i miei uomini. So come ti senti. Sbrighiamoci. Quando i loro simili cadono, gli Uruk corrono. Anche la mia tribù. Pensa alla vendetta quando saremo in salvo. Non cerco la vendetta. Combatto perché non farlo sarebbe sbagliato. Tali, non posso più estrarre la spada. Allora lo farò io al posto tuo. Mi ho quasi preso. Sono solo d'intralcio, Talion. Sei ferita per colpa mia.
Sono io a intralciare te. Sei una vera guerriera. Non ho mai incontrato una donna con tale forza in battaglia. Non ho scelta. Di fronte all'oscurità, cercare la luce è il nostro dovere. Corri! Ma non dispero. La torre di Sauron mi ha interrogato per scoprire dov'ero, ma non ti ho tradito. La mia fede in te era fondata. Com'era la mia in te? Dovremmo essere là fuori ad affilare le armi sui teschi dei nostri nemici. Idiota. Come credi che faccia le lame a perdere il tempo? È perché i loro... Non finiscono mai. Sono troppi persino per la mia spada. La mano ne è vicina. Fermare il no. sangue. Perché sei tornato a salvarmi? Avevo una famiglia. Una moglie. Un figlio. Li ho sepolti con tutti quelli che conoscevo. Resta con noi. Mia madre ti aiuterà. Non posso. Sono un estraneo. Per la mia gente sarai un eroe. Laggiù! Puoi farcela da sola. È questa la risposta? Signora! Aiutala! Siete ferita, vi aiuto io. Dovete andarvene immediatamente, qui non è sicuro. Grazie, Ramingo. Tariel e i suoi uomini non sopravvivranno a Mordor. Devono fuggire o perire. La Mano Nera pagherà per questo. Non mi ha visto. Una morte pulita. Non sprecheremo niente di lei. Come ti chiami, Ramingo? Talion. Che cos'eri? Un tenente? A dire il vero, ero un capitano. Oh, mi scuso. C'è un capitano tra noi. Beh, allora, diamoci una mossa, eh? Arriva il capitano. Meglio affilare le spade, sì. E lucidare per bene gli stivali. Allora, dimmi, mio capitano, hai mai dato la caccia a un Graug? Un Graug a ciò che mi hai promesso? Sì. Non un Graug qualsiasi. Il più grosso che abbia mai visto.
Stiamo pronti. Non avrò problemi. Mi hanno addestrato bene. Il mio cane Argento era addestrato bene. Eppure un mannaro se l'è mangiato. Cacciare non è questione di regole. Non aspetteremo in riga che qualcuno giochi con le nostre vite. È una questione di istinto e di coraggio. E come vedi, io me ne intendo abbastanza di entrambi. Vuoi imparare a cacciare? Seguimi. La caccia è preda di se stessa. Devi imparare a domarla. Prima lezione di caccia al Karagor. Non morire. A che cosa ci servono? Li cavalchiamo. Sono validi ausili per le nostre cacce. Le bestie non hanno paura del tuo grado. Per loro siamo solo bocconcini. Quando vai a caccia, capitano, la caccia ti cambia. Si spera in meglio, ma non è detto. Quando cacciavo i mannari, li ho capiti immediatamente. Ma i Karagor sono una razza completamente diversa. Ci ho messo quasi un anno. I Karagor odiano l'acqua. Una volta ho provato ad attraversare un fiume sopra uno di loro e si è arrampicato su una scogliera con me sopra. Incredibile quello che fanno pur di non lavarsi. La caccia è la mia padrona. Bella, emozionante, coinvolgente. E non si lamenta come mia moglie. Non hai vissuto davvero finché non vai a caccia, capitano. L'aria ha un altro odore. Sa di trionfo. Ramingo, di qua! Quello laggiù sembra parecchio aggressivo. Non puoi prendere di sorpresa un Karagor. Ti fiuta a un miglio di distanza. Allora che cosa proponi? Perché non vai a presentarti? Chiedigli un passaggio. Quando un Karagor carica, hai due possibilità. Abbatterlo o finire faccia a terra. Non si monta un Karagor al primo tentativo. Ho perfezionato il mio metodo a furia di cicatrici. Il Karagor ti ferisce. Stai andando a fare un segno di uscita. Hai sbagliato. Resta dove sei. Tieniti forte. Sì. Anch'io ci ho messo più o meno lo stesso tempo a domarne uno. Sei un talento naturale. Non te la sei cavata malissimo. Dove ti sei allenato, capitano? Vengo dal Nero Cancello. Nero Cancello? È un bel posto. Suona un po' cupo. Cerchiamo degli Uruk. Ora che hai domato la bestia, vediamo se combatte per te. L'umano ci arrivò. Tiriamolo giù dalla bestia! Sei fortunato. Capisci, capitano? Anche la bestia più feroce può essere sfruttata. Nano, è molto che vai a caccia a Nurnen? Anni e anni. La terra era più rigogliosa. Ora è lentamente ricoperta da un fato nefasto. Come tutta Mordor. Sì, anche se il fato aggiunge del pepe alla caccia. Sai cavalcare un Karagor, ma sai anche sparare da sopra? Pensa a quelli in alto.
terra sono lì. Giovane era il mondo e le montagne verdi. Ancora sulla luna macchia non era da vedervi. Nessuna parola sul fiume o l'ora spagnaria. Quando fu infestato si camminò in terra solitaria. I demoni anonimi folli e mollate. Le vette da sorcive antorbaia. Un vero massacro. Doppi punti. Uccidiamo la bestia. Ancora sulla luna macchia non era da vedervi. Nessuna parola. Spero di non prendere fuoco alla barba. Non male, capitano. Ha imparato le basi. Ora attacchiamo un altro gruppo. Cerchiamo un altro accampamento per la prova finale. Combatti come preferisci. Hai terminato le lezioni? Quante chiacchiere! Devi pensare rapidamente. Quando affrontiamo i Graug, non puoi contare sempre sul mio aiuto. La caccia è disciplina. E allenarsi a intuire il momento perfetto, invece di farselo suggerire. Una volta ho seguito una grande aquila fino al suo nido. Ho deciso di risparmiarla prima che mi gettasse di sotto sulle rocce. Orchi a caccia! Tanto per cambiare, diamogli noi la caccia! Ammazziamo! Questi parassiti. Raddoppiamo la posta, capitano. Ammazziamo questo ormicamento. Perso le tracce. Sei sei perso uno. Fermalo prima che chiami i rinforzi. Corvin è troppo silenzioso. Qualcosa non va. Va da lui, Talion. Forse dovremmo seguire il cacciatore. Hai un bel bocconcino, nano! A Thorvin serve aiuto. Lascia! Vado bene tutte per uccidere... Eh? Cos'è stato? Uccidiamo di Caragorn! Questo è il brivido della caccia! Comunque ce l'avevo in pugno! Che serve cavalcare Caragorn per uccidere i Graug? Quante domande, capitano! Ma tu non dovevi eseguire gli ordini? Metti alla prova la mia pazienza, Thor. Sta attento e rispetta la bestia. Servono dimensioni e potenza per affrontare un Graug. E ricorda, il rispetto va guadagnato. E chissà, magari ti chiamerà anche signore. Questo nano è lontano da casa. Non sempre gli erranti sono perduti. Non lasciarti spaventare dalle mie cicatrici. No, affatto. Anche io ne ho qualcuna. Ci credo. Che tipo di cicatrice hai rimediato al cancello nero, eh? Da scheggia? O ti sei rovinato la voce urlando ai tuoi soldati di combattere? Vacci piano. Ho cicatrici profonde.
Queste me le ha fatte il possente Graug. Ha ucciso il mio compagno di caccia. Che facciamo ora? Ho un'altra lezione per te, capitano. Forse questa non ti lascerà nessuna cicatrice. Che lezione assurda hai preparato questa volta? Colpire Crebain per prepararci ad attaccare il possente Graug? Vuoi cacciare i Graug? Va bene, ma non uno qualunque. Questo è raro, è territoriale e abbastanza forte da reclamare questa terra come sua. Io e te siamo due intrusi. Capitano, ha mai ucciso un Graug? Questo sarà solo il primo. Così parla un vero cacciatore. Ho la sensazione che potresti riuscire a sopravvivere. Visto che è la parte più grossa di te, mi dice bene. Quindi hai un piano per uccidere quel Graug? Sì, capitano. E visto che sei bravo a obbedire, te lo rivelerò passo passo. 1. Mentre mastica un Uruk, vai alle sue spalle e colpisci quel bestione alla caviglia per dissanguarlo. Perché non la gola? C'è solo un punto del Graug non coperto da scaglie aguzze. Per questo le debolezze si chiamano talloni di Graug. Vuoi che mi avvicini di soppiatto? Se ci riesci senza farti schiacciare, sì. Eccolo! Che esemplare magnifico! E farà una magnifica fine. Eccolo! Che esemplare magnifico! E farà una magnifica fine. Se voglio dissanguarlo, devo colpire la caviglia. Due. Il sangue attrae i Karagor. Salta su uno di loro prima che ti calpesti. Così sarai veloce contro il Graug. Fatti inseguire, io ti aspetto. Sarà una bella corsa. Serve un Karagor veloce. Colpisci alla testa. Sembra facile. Cavalca, capitano. Ehi tu, ho ucciso Graug più grandi quando ero un marmocchio con la barba lunga solo 7 centimetri. Re, colpiscilo alla testa. E il 4? Non c'è nessun 4! Dovrebbe essere morto! Hai sbagliato qualcosa! Sto eseguendo i tuoi ordini! Quello è il problema. Pensa con la tua testa! Ho un'idea! Non puoi cancellare il Graug! Grande!
cacciatore. Degli orchi a caccia non sono veri cacciatori. La mia lama ti strapperà la vita. Beh, lo ammetto, è un po' insolito cavalcare un Graug. Ogni tanto è bello improvvisare, eh? Bene, capitano, siediti. Hai mostrato istinto, buon senso e rispetto. Addestramento finito. Hai coraggio. Andiamo a far danni, eh? Sì. Le tenebre di Mordor non sembrano avere effetto su quel nano. I sette anelli del potere non hanno trasformato i re dei nani in spettri, come è accaduto ai nove uomini. Sono ostinati e il male non riesce a dominarli. Per questo Sauron ha giurato di distruggerli. Dorvin! Salta su, capitano! Si va a caccia! Una cavalcatura letale come tu! Attento! Questo vuole passare! Dovrai domarlo, ma almeno così non ti sei sbagliato. Vai con calma, capitano. Se siamo fortunati, forse il Graug morirà di vecchiaia. Questa è la caccia di una vita, per quanto breve. Sai dove andare, vero? La vera domanda è, sei pronto per cavalcarlo? Qualunque cosa accada durante la caccia, pensa sempre... Cosa farebbe Thorfinn? Anzi, è una lezione di vita che vale sempre. Spero che ricordi l'addestramento, altrimenti il possente Graug ti schiaccerà contro il muro. Sono pronto a combattere il Graug. È quello che fai sempre. Lotti. Niente arte, niente finezze. La caccia non è solo colpire e uccidere, è una cosa più grande. Dal tuo punto di vista, nano, tutto è più grande. Sì, questo Graug è molto grande. No, mi stai prendendo in giro. I Graug sono fra le specie più antiche di Mordor e fra le più letali. È passato molto tempo da quando ho affrontato questo Graug. Speriamo che non sia invecchiato bene come me. Una volta, col mio socio, ho inseguito un Graug da Monte Dolme, da Novgorod. Dopo averlo ucciso, siamo rimasti bloccati sotto la sua zampa per due giorni. Ah, che bei tempi! L'ultima volta che ho visto la bestia, io e il mio socio l'abbiamo inseguita nella sua tana. Come sei sopravvissuto? Fortuna! Il Graug mi ha tramortito. Quando mi sono svegliato, aveva divorato il mio socio. Affrontarlo da solo era stata una condanna a morte. Do la caccia a questo Graug da quasi un decennio. La mia dedizione a quest'unica bestia è stata totale. Dedizione? Non sarà che predichi meglio di quanto cacci? Divertente, capitano, ma sarò io a ridere quando la bestia ti mangerà vivo. Il possente Graug sarà la mia eredità. I nani parleranno di Thorfinn il cacciatore per generazioni. Mi assicurerò che nominino anche te di tanto in tanto.
Karagor sono troppo quieti. Il Graug non deve essere in casa. Entriamo e aspettiamo. Un'imboscata. Molto militare. Mi piace. È affilata come quando nostro padre la fece. Ricordi di me? Sì, esatto! Avanti, capitano, che aspetti? Un ordine? Storia si ripete. Facciamo come ha detto Thorfinn. Numero uno, lascia perdere, improvvisiamo. È troppo forte. Devo attaccarlo da lontano. Un colpo al cranio lo disorienterà.
faccia. Penso che sia morto. Questa sì che è una caccia al Grog. Puoi ben dirlo. La prossima volta non ti divertirai da solo. No. Dovrai aspettare. Anch'io ho una preda da seguire. Avrai bisogno d'aiuto. Io potrei... Grazie, potrei... Torvin. Ma devo farlo da solo. Beh, se sopravvivi, vieni ai Monti Azzurri. Ho molti amici, gli svuoteremo le scorte di birra. Ho visto quanto bevono i nani. Spero di incontrarti di nuovo. Come? Come ti tiro fuori di qui, eh? Ora che la caccia è finita, spero che Torvin trovi la strada di casa. In quel caso, scoprirà che casa sua non è più come l'aveva lasciata. Non può essere peggio di quello prima. Se ho... Grazie per essere... Ha corso in nostro aiuto, capitano. Sì. Non credevo che la regina potesse apprezzare i miei traffici, signora. Eccoli. Orchi. Sono pessimi passeggeri. Ma non i peggiori. Occhio a quell'asse. Ehi, non toccare! Regina Marwyn, sono felice che stiate meglio. Le barche sono pronte. I marinai sanno qual è la tua destinazione. Bene. Per quanto ti obbediranno gli orchi? Credo per tutto il tempo che voglio. Vi sono debitore. Ti dobbiamo la vita, Talion. Pensa a porre fine a questa follia. Signora. Sherak! La Sherak ci ha fatti sanguinare! Ci ha massacrati! Rubato le menti! La volontà! Contro Morodor! Ora! Basta! Riempi l'aria col pianto degli Uruk e la terra col loro sangue. Come partire? Per la terra di mezzo! Goroth. Oh!
È il nostro ultimo incontro, Tark. Ho perso la pazienza con te. Muori! Arrenditi! No! Alliamoci! Usiamo la testa per comandare! Siamo alla resa dei conti, la fortezza della Mano Nera. È una trappola. Il silenzio ci sfida. Di che stregoneria si tratta? Non ti aspettavo. I soldati ti hanno dato un degno benvenuto. Dove sei? Fatti vedere! Questa è opera della torre. La Mano Nera ti stava cercando. Ma sarà un piacere farti fuori personalmente. Inchinati. E io ti porterò dall'oscuro signore in corne. No, mai, per nessuno. L'oscuro signore ti perdona, Celebrimbor. Torna da lui e abbandona quest'uomo morto. Alzati ora e combatti. Non c'è bisogno, Ramingo. Celebrimbor è il tuo male. Ti ha scelto. Silenzio! E può liberarti quando vuoi. È solo questo che sei, Ramingo. Uno strumento del creatore d'anelli. Come vuoi. Che gioia affrontare un cuore così ferito, infinito. Thank you.
famiglia. Eravamo maledetti. Mi hai ingannato. Era opera di Sauron. No, sei stato tu! Dovevo morire con la mia famiglia. Credevo anelassi vendetta. Posso lasciarti. Ma c'è solo un modo per chiudere il cerchio. La mano nera rimane. Non per molto. Tariel. Non c'è. Non sono degno della tua vendetta, padre. Perché combatti? Nazg Drakatuluk Ag Burzum Ishi Krimpatul. Quell'anello era mio. Dove lo nascondono? Dove? Sparisci. Il tesoro è nostro. Nostro! Sauron sa che siamo. Non facciamolo attendere. Thank you.
Eccomi, signore dei doni. Attacco, traditore! La libertà alla strega della spiaggia, la libertà di morire col suo popolo. Freccia umana! Dov'è il tuo esercito di traditori? Portamela qui! Giustizierò fino all'ultimo di quei maledetti! Porco umano! Ho sentito dire che hai decapitato la torre. Per questo ti scuoierò. Traditori, loro deboli, Uruk forte! Forza, Feccia! Vediamo se hai il coraggio di ammazzarmi! Thank you.
dono per te, Celebrimbor. L'oscuro signore ti ha dato una seconda occasione per stare al suo fianco, ma io non te ne do. Saremo uniti insieme nella morte. Così sia. Torna da me, creatore d'anelli! Colpisci, Talion! Non potrò trattenerlo a lungo! Talion, mio amato, presto saremo insieme. Per sempre. La mano nera di Sauron è morta. La riva interiore ci chiama. Non è più la nostra guerra. Ho tentato di batterlo. È impossibile. Potresti davvero riposare per l'eternità, sapendo che avresti potuto fermarlo e non hai fatto nulla. È tempo di forgiare un nuovo anello.